L'app di protezione civile Comunica Teramo sta funzionando. In questi giorni stanno arrivando le segnalazioni sull'allerta meteo. Sì, si sono susseguite due allerte meteo che sono state comunicate dalla Protezione Civile Nazionale alla struttura regionale, che poi le ha mandate al Comune, e quindi tecnicamente sono state inserite come comunicazione nella nostra app Comunica Teramo, così come diceva. E sicuramente il numero delle comunicazioni sembrano essersi ridotte, ma tecnicamente l'importanza delle comunicazioni non si misura dal numero delle volte che l'app ci comunica qualcosa, ma bensì dal contenuto della comunicazione. E anche dalla tempestività. La tempestività è pressoché immediata rispetto a quando viene inviata, perché abbiamo organizzato un sistema per il quale nel momento in cui arriva la comunicazione viene immediatamente inserita nell'app. Sto lavorando in questo periodo anche su Enel e anche su 2 Rete Gas per poter comunicare ai cittadini anche quei lavori programmati che potrebbero essere interessanti, diciamo, da segnalare e comunicare, anche per evitare problematiche di carattere mancanza di luce elettrica, problematiche legate anche all'erogazione del gas metano e quant'altro. Per cui stiamo cercando anche di implementare l'uso di questa app, fermo restando che nasce come app di protezione civile. E quella è la funzione per la quale l'abbiamo pensata e messa in campo.